Siamo in collegamento con il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito. Salve comandante, ben trovato come ogni venerdì. Salve, ben trovato a tutti voi. Allora, comandante, si è chiuso il G20, questo appuntamento importante con i grandi della terra che hanno discusso e hanno presentato un documento unitario per la salvaguardia dell'ambiente. La città ha retto bene, abbiamo fatto una bella figura grazie all'impegno delle forze dell'ordine che hanno presidiato il territorio. Sì, sicuramente c'è stata grande soddisfazione al termine, c'è stata grande sinergia tra le forze dell'ordine e la polizia locale anche, abbiamo dato un'ottima prova di efficienza. Devo dire che in generale tutta la macchina comunale ha lavorato molto bene in questi giorni, con tutte le difficoltà, le risorse minime che abbiamo, però ognuno ha fatto il massimo di quello che poteva, come devo dire, rilanciando una bella immagine della nostra città a livello internazionale. E devo dire che camminando per strada si iniziano a vedere anche di nuovo tanti turisti che affollano le nostre strade, e questo è diciamo una grande soddisfazione da parte di noi tutti che lavoriamo e che siamo legati alla nostra città. Questo, mi ricordava lei, è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, quindi voglio ricordare che è stato un anno molto difficile come quello precedente, con i tanti temi legati alla pandemia. Abbiamo avuto tante vittime anche all'interno del corpo della polizia locale, proprio per questo maledetto virus. Abbiamo lavorato per la nostra cittadinanza, molto spesso quello che viene fatto perché è un lavoro che ci piace, perché abbiamo il grande privilegio di servire i nostri concittadini, la nostra collettività. Quindi sicuramente ci aspetta un periodo molto caldo che sarà gestito al meglio, e poi si andrà incontro a un ottobre, un autunno, con le nuove elezioni, con la nuova amministrazione. Speriamo che tutto vada per il meglio e che la nostra città possa offrire sempre margini maggiori di vivibilità, soprattutto, e di crescita. Lo dobbiamo, per chi svolge un ruolo pubblico è fondamentale. È andato via l'altro giorno il comandante provinciale dei Carabinieri, Giuseppe La Gala, e devo dire con rimpianto per quello che ha lasciato nella città, ma anche esaltando quello che di buono c'è, e devo dire anche le parole che ho utilizzato nei riguardi della polizia locale, insomma, ci riempiono, ecco, di orgoglio, perché significa che quello che facciamo dalle istituzioni soprattutto è apprezzato. E questo è fondamentale. Comandante, a tal proposito le faccio una domanda che ci hanno rivolto tantissimi telespettatori, perché chiaramente qualsiasi cosa accade uno pretende che la Polizia Municipale possa intervenire. La scorsa settimana c'era il divieto di balneazione a Napoli, invece nonostante il divieto le persone allegramente si sono tuffate in acqua. Il problema, la Polizia Municipale può arrivare fino a un certo punto, perché esiste poi esistono delle regole giuridiche oltre le quali non è possibile andare, giusto? Sì, la ringrazio molto di questa domanda, perché pure io sono stato contattato in prossimità. L'ordinanza non prevedeva il divieto delle cure elioterapiche. Quando è capitato in passato, questa possibilità, cioè quella di non poter nemmeno scendere sulla spiaggia e sugli scogli per prendere il sole, noi predisponevamo un servizio agli imbucchi per evitare che le persone poi scendessero su spiaggia. In questa circostanza invece sulla spiaggia, sugli scogli, si poteva andare a prendere il sole. Era vietato bagnarsi in acqua. Noi in acqua non possiamo intervenire sugli scogli, sulla spiaggia, è un ambito demaniale in cui la polizia locale non è competente, rischiamo di fare dei verbali che possono essere per cui si può fare un ricorso, si può vincere e si determina un danno erariale. Quindi abbiamo fatto dei controlli sicuramente sulle strade che portavano al mare, ma non abbiamo potuto applicare un divieto. Toccava ovviamente in queste circostanze, quando capita che dobbiamo fare interventi di questo tipo, noi li facciamo sempre in sinergia con altre forze dell'ordine o con la Capitaneria di Porto e con la Guardia Costiera, perché noi ci preoccupiamo dell'ambito del Comune di Napoli, perché noi abbiamo competenza sulle strade, sulle arterie che sono di proprietà del Comune di Napoli.
sulle aree demaniali non abbiamo competenza. Le immagini che noi H24 su in città ci preoccupiamo, noi dell'infortunistica statale e degli incidenti. Ebbene, all'interno dell'area portuale noi non li rileviamo noi perché non è competenza nostra, così come lo spazio antistante gli aliscafi dove parcheggiano anche le autovetture, noi non abbiamo la facoltà di fare verbali perché le autovetture che parcheggiano male ci pensa per esempio in quel caso la Guardia di Finanza, le faccio un altro esempio, l'Istmo di Nisida. Purtroppo ci sono degli ambiti in cui noi non siamo competenti perché noi abbiamo la stessa funzione e attribuzione delle altre forze di polizia, ma circoscritti all'ambito del comune di Napoli. Non possiamo andare oltre, a meno che non ci siano delle attività, per esempio info-investigative, che alle volte veniamo delegati dalla Procura della Repubblica, in quel caso possiamo fare queste attività anche fuori comune, ma sono casi ben limitati e vanno autorizzati. E questo, questo era giusto chiarirlo, perché dice: com'è possibile che la polizia municipale vedeva che la gente era in acqua e non interveniva? La polizia municipale non poteva intervenire perché non era di competenza del comando della polizia municipale. Detto questo, comandante, l'invito a far sì che sia un'estate sicuramente di divertimento, sicuramente di libertà, ma anche di rigore e di rispetto delle norme anti-Covid. Difficili in questo momento farle rispettare, causa anche il gran caldo. Sì, sì, io capisco che il gran caldo porta spesso a rimanere senza mascherina, ma ricordiamoci che c'è un'ordinanza regionale che prevede la necessità di indossare nel momento in cui abbiamo un assembramento, e le strade della nostra città ovviamente questo problema dell'assembramento lo propongono, perché ovviamente sono comunque strade molto spesso strette, quindi soprattutto per i giovani è necessario mantenere un senso di responsabilità, un distanziamento, perché poi vediamo appena si abbassa un po' l'attenzione immediatamente i contagi riprendono. È importante procedere con le vaccinazioni per chi ancora non l'abbia fatto. Tutti quanti noi desideriamo di ritornare a una normalità, a poterci abbracciare, a poterci stare insieme, poter andare a mangiare una pizza insieme, ma è opportuno farlo con la necessaria responsabilità e cautela. Lo dobbiamo nei confronti di noi stessi, della nostra salute, ma anche di tutte le persone a cui vogliamo bene, che ci sono intorno, per fare in modo che finalmente si possa voltare pagina. Ricordavamo l'anno difficile che abbiamo trascorso, ci auguriamo che il prossimo sia sicuramente più sereno e ci consenta di ritornare a una vita normale. Comandante, noi la salutiamo, ci rivedremo a settembre perché ci sarà una pausa estiva anche per noi, e naturalmente a settembre faremo il punto su quanto è accaduto ad agosto. Intanto buon lavoro e grazie, arrivederci. Grazie a tutti voi, arrivederci.